Ciao ragazzi, un saluto dal para bianconero. Allora, faccio questo video perché diciamo vi pongo un quesito a voi tifosi bianconeri e anche a chi non è tifoso bianconero, se vuole magari dire la sua e parlare, dire cosa ne pensa. Io sto vedendo una Juve che non vedevo da anni, ok? Questo l'ho accennato anche nel video precedente che parlava un po' in generale. Okay, della situazione, biglietti, stupro, Ronaldo, Marotta e via dicendo, che secondo me è tutta una montatura. Poi le cose esistono, ma sono tutte robe vecchie. Ma ho accennato a questa situazione, a come gioca la Juve, a quello che sto vedendo adesso. Io non vedevo una Juve così da anni, e ve lo dico chiaro e tondo, ok? Ne sto sentendo di tutti i colori. Per esempio, quello che è successo con i biglietti e via dicendo, lo stupro. Adesso hanno bloccato una giornata la curva della Juve. Allora, ditemi onestamente, se quei cori non li fanno tutte le curve. Tutte, dalla prima all'ultima. Tutte. La Juve riceve quelle sugli Aisel, addirittura sui due ragazzini poverini morti durante l'allenamento, ok? Che sono andati delle giovanili, che sono annegati, morti di freddo là sul lago. Addirittura contro di quei ragazzini là, sulle Napoli del Vesuvio, ne sento di tutti i colori, di tutti i colori, di tutte le curve. Allora, perché viene punita solo la curva della Juve? Vorrei capire perché hanno offeso Ancelotti, si sono permessi di offendere Ancelotti. Ancelotti che tra l'altro è un uomo di calcio esperto, una vita che è in mezzo al calcio e si lamenta per questa cosa. Tutti i calciatori vengono offesi, tutti gli allenatori vengono offesi. Quando vanno per terra devi morire, via dicendo. Quelle cose vanno bene. Dire maiale a lui? No, però devi morire a uno va bene. Cioè, ma che cazzo stiamo dicendo? È una cosa che è una vita che è così. Ok? Vogliamo bloccare? Blocchiamo tutti. Non che ogni tanto si fa la figura bella di bloccare la curva della Juve o la curva del Napoli, perché alla fine, o quella della Roma. Cioè questa cosa qua proprio non la capisco. La Fiorentina, quando c'è il Fiorentina Juve, si scatenano contro la Juve, contro l'Aisel e via dicendo. Adesso è venuto fuori. Perché? Perché bisogna sempre attaccare la Juve. Ma io sono contento di questa cosa. Sono contento. Perché sapete perché vogliono attaccare la Juve? Perché la Juve è troppo forte. Punto. Non c'è nessun altro motivo. È perché la Juve è troppo forte. Sono un po' agitato per questa cosa perché mi dà veramente fastidio, però mi fa anche piacere. E questo mi porta a quello che stavo per dire, cioè non vedevo una Juve così da anni, una Juve che gioca il calcio così bene. Cioè la Juve di Conte aveva sempre il possesso palla 60-70%, la Juve di Allegri non l'ha mai avuto, neanche con le piccole, ok? Neanche con le piccole. Adesso, quando gioca col Bologna, col Parma, col Chievo, finalmente vedo una Juve che ha dal 60-75% di possesso palla. Finalmente che comanda in campo. Poi con la squadra grande, come col Napoli, è logico che c'è i 10 minuti 20 per te, i 10 minuti 20 per lei. È normale con le squadre che competono. Ma con le squadre piccole il gioco ce l'ha in mano sempre la Juve. E una Juve che è a punteggio pieno, e non venite a dirmi, lo ripeto, l'ho detto anche nell'altro video, che in Italia è troppo facile, non è vero, perché in Europa abbiamo fatto il culo a tutti e io da italiano sono contento che abbiamo fatto il culo a tutti, ne sono felice perché sono italiano, non capisco perché, ok, lo sfottò ci sta, ma come si fa a tifare per le squadre spagnole, tedesche o inglesi? Che loro ci prendono per il culo e ci deridono da sempre e ci considerano scemi, puzzenti, sporchi, mafiosi e gli diamo ragione, tifiamo per loro. Ma come si fa? Ma perché tutta questa ignoranza? Noi dobbiamo portare su l'onore dell'Italia anche attraverso le squadre di club. Logico che ci sta lo sfottò che non posso tifare per il Milan, per l'Inter, per il Napoli, per la Roma. Però in Europa. Logico che se l'Inter viene aiutata o vince all'ultimo minuto un po' mi rode. Perché è logico, la Juve in Europa non viene mai aiutata, viene sempre bastonata, sempre. L'Inter in Europa ogni tanto viene aiutata, ma è un caso. Non è che ci sia un disegno dietro. E dopo, alla fine, se guardo i ranking europei e vedo che l'Italia ha scavalcato anche l'Inghilterra, è seconda dietro la Spagna, ne sono felice, sono contento. Però, se tutte le italiane vincono Milan, Inter, Roma, Napoli, battuto Liverpool, battuto PSV, battuto Tottenham, capito?
battuto l'Olympique, se tutte vincono, battuto Valencia, la Juve, Young Boys, se tutte vincono, vuol dire che tanto scarsi non siamo. Non dico italiani, nazionale, perché la nazionale è un discorso a parte e là purtroppo stendiamo un velo pietoso. Ma parlo di squadre di club. Se facciamo questi mercati così che spendiamo e esosi, ci sarà, alla fine abbiamo avuto un guadagno da questa cosa, abbiamo avuto un miglioramento perché stiamo vincendo le partite in Europa. Atalanta ha fatto fuoco in Europa l'anno scorso, quest'anno gli è andata male, ok? La Lazio è l'unica che, infatti secondo me la Lazio quest'anno non ha una squadra tanto di livello, tanto top, perché se non gli gira Lucas Leiva e Milinkovic-Savic e Immobile, che sono i tre migliori che ha, se non gli girano quei tre là, tra l'altro lo Tito, tiè, capito? Tiè, Milinkovic-Savic, 150 milioni, toi 150 milioni. Le hanno offerti la Juve 70-80 con Rugani, ha rifiutato e adesso te lo tieni, Milinkovic-Savic. No, che vuoi 150 milioni? Chi cazzo te li dà 150 milioni per quello là? Sì, è forte, bravo, ma 60, 70, adesso gliene danno 50, guai, ci aveva già provato con l'altro, il brasiliano, e gli è andata male, e l'ha rifatto, e gli andrà male un'altra volta. Boh. Quindi in Europa le squadre vincono, vuol dire che tanto scarsi non sono. Vuol dire che se la Juve ha punteggio pieno e vince così in Italia, vuol dire che la Juve è forte. Infatti la Juve fa per la prima volta possesso palla, comanda il gioco e fa un bel gioco. Io l'ho vista con il Bologna il primo tempo, ha fatto un gioco stupendo, con la Young Boys lo stesso, con il Valencia in 10, comandato la partita. E voi mi direte, ma sono squadre facili. Non è vero, con Napoli, a parte il primo quarto d'ora, 20 minuti, poi Napoli se l'è messo in tasca, se l'è messo in tasca, ok? Vinta facile. E non ho mai visto la Juve vincere facile così con Napoli in questi anni. È il primo anno di Allegri che vedo una Juve così. Poi non tiene botta tutta la partita, fa un tempo e mezzo, ma perché? Perché questo è Allegri. È il gioco di Allegri. Allegri non è Conte che spinge per tutta la partita, però in 2 anni, 3 anni i giocatori sono finiti, ok? Allegri non è Conte. Allegri tira i remi in barca quando vede che la partita è andata e si sta incanalando verso una vittoria, tira i remi in barca, fa risparmiare le energie per la partita successiva. Infatti Conte non vinceva Scudetto, Coppa Italia e arrivava in finale di Champions, vinceva lo Scudetto, in Champions faceva figure di merda e Coppa Italia la perdeva. Gioco bellissimo, dispendioso, ma non arrivava in fine a tutte e tre. Allegri quasi sempre arriva in fine a tutte e tre, ne vince due su tre da 4 anni a questa parte. E la terza, 2 volte finale, 2 volte fuori, una volta per l'arbitro col Bayern Monaco e ai tempi supplementari, e una volta col Real Madrid con questo rigore al 93esimo. E vabbè, 3-0 a Madrid, 3-0 a Madrid, non so chi altro abbia fatto una cosa del genere. E poi vabbè, 3-1 abbiamo fatto, siamo andati a casa. Ma Allegri arriva sempre fino alla fine, quindi non fa un gioco spettacolare. Quest'anno finalmente vedo un gioco bellissimo. Sarà perché abbiamo Ronaldo, ma con Young Boys non c'era, però vabbè, Young Boys, che però non aveva perso neanche una partita in Svizzera, solo PSG, Young Boys e Juve. Juve è l'unica tra Europa e campionato nazionale a non aver perso neanche una partita, quindi ditemi voi, ecco perché vengono fuori tutte le storie per destabilizzare l'ambiente. Abbiamo Ronaldo, abbiamo Cancelo, che secondo me è fortissimo, e abbiamo molti altri, Emre Can, Pjanic, cioè ne abbiamo un'infinità. Dybala che si è svegliato. Quindi è merito di Allegri o è merito di giocatori? Ditemi voi cosa ne pensate, qua c'è una discussione aperta perché alcuni dicono vabbè, alleno anch'io una squadra come la Juve, la faccio giocare bene anch'io, gli anni scorsi non giocava benissimo perché ci mancava sempre qualcosa, quest'anno abbiamo dei terzini fenomenali, centrocampisti fenomenali, attaccanti fenomenali, non abbiamo punti deboli e giochiamo bene, quindi è merito di Allegri che finalmente ha capito come fare oppure Allegri non c'entra niente perché abbiamo una rosa finalmente completa? Questo vi chiedo, perché io vedo una Juve veramente quest'anno che finalmente gioca le partite e comanda le partite. Ditemi voi cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina e mi raccomando seguitemi perché apporrò anche delle modifiche a questo account, ok? Ci saranno delle novità, delle belle novità, novità femminili, ok? Vi dico solo questo, novità femminili e molto belle femminili, perché ve lo garantisco personalmente, molto valide, ok? Quindi ragazzi, ci sentiamo presto, scrivete cosa ne pensate e fino alla fine, forza Juventus!